Fa freddissimo, le mani gelate, sto scivolando sui cachi. I boschi della collina di Torino hanno visto negli ultimi anni una grande espansione numerica del cinghiale. Ecco quello di cui stiamo parlando. Arrivati! Noi stiamo cercando l'inizio del sentiero per Superga, perché oggi andremo a Superga, dopo vi spieghiamo anche che cos'è. Fa un freddo cane, siamo in the city e andiamo, cerchiamo di trovare questo sentiero. Benissimo, non riuscivamo a trovare l'inizio del sentiero. Abbiamo chiesto a un signor GTT, un signor autista di autobus, di spiegarcela, ma lui non la sapeva tanto bene, allora adesso è andato a chiedere a un suo collega, è stato gentilissimo. Benissimo, ora che ci siamo raccapezzati, stiamo partendo per fare il sentiero che porta alla Basilica di Superga, che si trova sulla collina di Superga. Ci troviamo a Torino. La Basilica è famosissima, quindi penso che un po' tutti ne abbiano sentito parlare. Ok, questa è ufficialmente un'indicazione per il sentiero che va a Superga. Sentieri della collina torinese, a quanto pare ce ne sono diversi. Il 27, che è quello che ci ha detto il signor GTT. Praticamente, giusto per chiarezza, dalla stazione Sassi, avendocela di fronte, bisogna andare sulla strada che c'è subito sulla destra. L'unica cosa è che è uno stradone con un marciapiede molto, molto misero, quindi fate molta attenzione. Fa freddissimo, le mani gelate, sto scivolando sui cachi. Abbiamo un pezzo di savana a Torino. Mi sento molto Bear Grylls qua in mezzo. Wow, wow. Il signore della GTT, che ci ha dato gentilmente le informazioni, ha ripetuto più e più volte questo gesto qui. Mi raccomando, fate occhio. Questo è l'inizio del sentiero. Hola. Eccolo qui, ci siamo. Ok, sì, a tutti gli effetti un sentiero. Io mi aspettavo una stradina minuscola, invece no, è proprio un sentiero. È parecchio selvaggio. Mi sa che non ci vengono in tanti in questa stagione. Vabbè, questo è molto imbarazzante, soprattutto perché siamo proprio appena partiti. Cioè, com'è possibile che c'è tutta questa immondizia qua? Questo cartello che ha buttato quell'immondizia lì non l'ha letto, secondo me. Interessante che lungo il sentiero ci sono una serie di strutture non ben comprensibili, pezzi di case, di muri, così, in mezzo al bosco. Si torna sulle strade. Io trovo che siano stupende queste case comunque sulla collina vecchie. Questi muri un po' scrostati, sono bellissime. Aia! Maledetti rami che si conficcano in testa. La cosa pazzesca di questo sentiero è che si trovano veramente un sacco di caseggiati abbandonati. Guardate quanto è grande questo, la porta quasi non si vede più. Cioè, è ricoperta dalla natura. È immenso questo posto. Da questo lato sembra che ci sia stato un tentativo di recupero, ma abbandonato anche questo, perché finestre aperte, murate, persiane rotte. No, è abbandonato. Sulla collina torinese si trovano anche animaletti. Animaletti come i cinghiali. Stiamo riscontrando diverse impronte. Col fango si vedono molto bene. Questo fango è davvero odioso comunque. Sembra di camminare sul sapone. I boschi della collina di Torino hanno visto negli ultimi anni una grande espansione numerica del cinghiale. Ecco quello di cui stiamo parlando. In un mare di foglie. Come la sensazione che tra poco incroceremo la strada. Tratto asfaltato. Macchine. Fate attenzione. Ah, guarda, qua sotto passa la ferrovia. Eccola qui. Questa è la linea che porta su alla Basilica. Questa è una delle fermate del trenino. Si chiama Pian Gambino. Di fianco alla stazione di Pian Gambino c'è anche la deviazione per andare a Superga sul sentiero 26 e 27, perché entrambi, abbiamo visto dalla mappa, passano dalla stessa strada per arrivare nell'ultimo pezzo fino alla Superga. Hai visto che c'è un'impronta di animaletto sul muro? Vabbè, ok.
questo cartello sta segnalando un percorso che si chiama Anello Verde, che si può fare in questa zona. Può essere una nuova escursione torinese. Ci è venuta un po' di strizza per i cinghiali a questo punto. Ho visto delle impronte piccole, piccole di cucciolini. E giustamente il cinghiale quando hai cuccioli può essere anche pericoloso. Però di giorno raramente si muovono, quindi, o comunque non stanno vicino al rumore di persone che camminano e parlano. E quindi noi nel dubbio parleremo così, fino a Superga. Ci siamo quasi, ultimo tratto. Tunnel sotto la strada, asfaltata. Ormai è vicinissima. Siamo arrivati, ci siamo fatti qualche foto, adesso facciamo volare il drone e poi vi raccontiamo qualche curiosità sulla Basilica di Superga. Ci siamo divertiti tantissimo a far volare il drone, abbiamo perso un po' di tempo a fare vari video e riprese, siamo entrati dentro la basilica e adesso vi raccontiamo qualcosa di un po' più specifico. Intanto è un'opera di Iuvarra, è stata realizzata in onore della Madonna delle Grazie, infatti c'è una statua all'interno della cappella. Nel piano sotterraneo ci sono le tombe reali dei Savoia. Prima c'era già un'altra chiesa. Quando hanno poi deciso di costruire la basilica, è stata abbassata di 40 metri la collina per poterla costruire. Il nome Superga deriva dal latino ed è una costruzione molto complessa che io non sono bravo a spiegare, però in sostanza significa monte tra le colline. E in effetti questo è un punto panoramico molto interessante nella zona di Torino, proprio perché è stranamente più in alto di tutte le altre colline che ci sono al circondario. Abbiamo iniziato la nostra discesa, questo è un percorso ad anello, perciò noi adesso scendiamo dall'altro lato. Siamo saliti dal sentiero 27 e riscendiamo dal sentiero 28, che passa praticamente dall'altro lato della ferrovia, che purtroppo oggi non era attiva e ci sarebbe piaciuto tornare in treno, ma peccato. Sarà per la prossima volta, ci torneremo. Andare sullo snowboard comunque, c'è talmente tanto fango che in discesa scivoli, però plani verso il basso. Solo che noi abbiamo le scarpe da ginnastica e ovviamente si stanno inlerciando tutte. Può esserci ridotti le scarpe ad uno schifio. Abbiamo trovato un pezzo di strada, la salvezza. Comunque è ormai evidente che il percorso numero 28 è fatto più per le bici che per le persone, perché oltre all'inizio super fangoso in cui ci siamo lavati completamente, il resto della strada è quasi tutto sulla percorribile delle auto, sulla statale. Quindi meglio il 27 decisamente. Anche per oggi la giornata si conclude. Mi raccomando, prendete il sentiero 27, perché il 28 è una strada molto meglio per le biciclette, ma non per andare a piedi. Quindi rispetto alla stazione, lato destro, seguite la strada per Chieri e poi trovate il sentierino. Che dire, un'oretta, due orette per salire, un'oretta e mezza per scendere all'incirca. Molto molto carino, magari meglio andarci quando fa più caldo, quando la stagione non è così fredda. E quando il sentiero non è un paciocco unico. Ma... esatto, e magari anche con delle scarpe da trekking e non con delle scarpe da ginnastica. Però insomma, questi sono tutti consigli che probabilmente... Aspetta, il collega che non si presenta è scomparso. Forse arriverà. Lo sta andando a cercare un lo sta andando a prendere. Sì, esatto. Prima o poi lo prenderà. Erano cachi. Erano cachi. Sì. Ciao.